Abbiamo appena ascoltato queste parole di San Paolo nella lettera ai Romani. Giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche ottenuto di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo. Per mezzo di Gesù Cristo noi siamo stati giustificati. E il Vangelo di oggi che sarà proclamato e di cui dovremmo veramente impararlo a memoria è di una bellezza travolgente, perché ci viene detto che l'agnello di Dio viene a noi, viene a me. E che cosa fa questo agnello di Dio? Toglie il peccato del mondo. Giovanni vede venire verso di lui Gesù. Giovanni vede venire verso di lui Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E noi, durante la celebrazione eucaristica, dopo la consacrazione, sentiremo le stesse parole pronunciate: ecco l'agnello di Dio e viene innalzato, che toglie il peccato del mondo. Siamo nella stessa condizione di Giovanni. Siamo nella stessa condizione di poter vedere Gesù. Siamo nella stessa condizione di sentire anche per noi queste parole. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E allora oggi, quando ci accosteremo all'Eucarestia, posso anch'io dire: Gesù è venuto anche per me. Gesù è il Salvatore del mondo, è il mio Salvatore. Lui che non spezza una canna incrinata, che non spegne un lucignolo fumigante, è in grado di togliere, di vincere il peccato del mondo attraverso proprio la sua morte e la sua risurrezione, il dono di sé. E allora oggi, quando davvero ascolteremo questa parola pronunciata, e verrà innalzato il figlio dell'uomo, dobbiamo metterci davvero in ginocchio interiormente e dire: Signore, io non sono degno, perché mi sta regalando la cosa più importante. Che cosa vuol dire vincere il peccato del mondo? Chi è il padrone del mondo? Satana. Chi è che governa il mondo? Satana. Vuol dire che vincere il peccato del mondo vuol dire che lui è il più forte, che lui vince ciò che il nemico attua, mette in atto, lavora, pur di porre segni di morte, di guerra, di divisione tra di noi, di divisione tra le famiglie, tutto ciò che divide e che è diventato il peccato del mondo, cioè la presenza del nemico. Lui lo toglie, lo porta via. Questo vuol dire che nella mia famiglia, nel mio cuore, nelle mie relazioni, tutte le volte che io mi accosto all'Eucaristia, ascoltando, accogliendo e dicendo il mio sì a ecco l'agnello di Dio, io dico:
tu entri in me e togli tutto ciò che è divisione, tutto ciò che è peccato, tutto ciò che è giudizio, tutto ciò che mi insidia, la tentazione, tutto ciò che in fondo mi divide da te, o Dio, e dagli altri. E tu permetti la comunione, appunto, l'adesione, l'essere uno. Capite che questa è la cosa fondamentale. È più importante che avere un conto in banca che mi permette un avvenire tranquillo, se si può dire così. Vale più di qualsiasi altra amicizia, perché avere l'amicizia di Dio, cioè avere Gesù dalla mia parte, Gesù che si fa pezzo di pane perché io possa essere liberato dal male, liberato da tutto ciò che mi insidia, da tutto ciò che mi toglie il respiro, la vita. Capite che questa è una cosa grandissima. Ecco perché noi abbiamo bisogno dell'Eucaristia, per vincere il peccato del mondo che mi abita, per vincere quello che dentro di me è divisione, parole cattive, giudizio, insidia, tentazione, cadute, defezioni. Tutto questo, ecco perché io ho bisogno che il Figlio di Dio venga a me. Ed è questa l'altra grande bellezza, cioè che Dio con silenzio, con normalità, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, mi viene incontro. Noi siamo qui perché Lui prima di tutto è qui. Noi siamo qui, siamo venuti qui perché Lui è già qui, è già venuto qui, è già presente qui. Lui ci precede sempre. Lui ci precede sempre. E allora possiamo essere certi della sua presenza. Però dobbiamo chiederci una domanda: ma io voglio essere salvato? Perché se Lui viene a me, tutto ciò che umanamente parlando mi porta a divisione, giudizio, mancanza di perdono, cioè vuol dire che io, ricevendolo, ho la forza per poter creare l'opportunità per la comunione, per il perdono, per parole buone, per azioni di carità, cioè vuol dire che io attingo da Cristo la possibilità di cambiare dentro di me. Ecco allora che è una grande conversione, perché ci possono essere eucaristie che non ci cambiano per niente, ma perché di per sé noi non abbiamo accolto veramente la potenza, la grazia della sua presenza, del suo venire a me. Quindi oggi cerchiamo davvero di ricevere Gesù con quella consapevolezza di che cosa vuol dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, il mio peccato è quello che tutto mi porta a divisione, difficoltà, a tutto quello che mi provoca inciampo, caduta. Lui lo toglie perché io possa ricominciare. E l'ultima cosa è, velocemente, è che lo Spirito, dice Giovanni, vedrai discendere e rimanere lo Spirito su di Lui. Lo Spirito rimane su Gesù, lo Spirito riempie Gesù e lo Spirito ci viene donato nell'Eucaristia. Allora, vedete, la presenza dello Spirito ci accompagna anche fuori da questa porta, ci accompagna sempre la presenza dello Spirito, rimane in noi lo Spirito di Gesù.
perché è lo spirito che ha vinto la morte, è lo spirito che è stato effuso sulla croce, è lo spirito che è disceso dal Padre, è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. E allora oggi ci viene chiesto di fare permanere lo spirito di Gesù dentro di noi. E noi sappiamo che cosa vuol dire se lo spirito di Gesù mi abita. I doni dello spirito sono gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se mi abitano queste cose, lo Spirito di Dio è in me e rimane in me. Iniziamo noi oggi, non aspettando dagli altri un primo passo, iniziamo noi. Gli altri lo capiscono? Bene. Non lo capiscono? Bene lo stesso. Va bene lo stesso. Perché se l'ho capito io, possiamo nel nostro piccolo trasformare quello che appartiene al nemico in grazia, da figli di Dio.